Allora, grazie per essere intervenuti. Io do il benvenuto veramente di cuore a Don Luigi. Per noi è un grande onore ed è un grande piacere per lui averti qua questa sera. Per noi è un onore aver avuto anche la possibilità di convenire e di avervi come cittadino onorario a Carbone. Saluto Vito De Filippi, sottosegretario al Ministero del Salute, il sindaco di Sant'Arcangelo Domenico Esposito, il parroco di Carbone Don Aldo Viviano e Don Antonio Perla. Credo è un bel tavolo nel senso c'è la storia, c'è stato l'interesse da parte anche della politica per quanto riguarda anche i ruderi di quelli che sono il monastero. Vorrei ricordare ancora e ringraziare ancora una volta Vito De Filippi, il presidente, che ha voluto in qualche modo che anche questa traccia fosse conservata. Il merito grande di Don Luigi è quello di aver dato la possibilità, di aver consentito che uno scritto fondamentale per la storia del nostro monastero, che è quello del Santoro, l'edizione 1601, fosse, dopo qualche traduzione poco corretta, fosse in modo scientifico riproposto e riproposto a una platea molto più ampia. E con il suo studio, con il suo rigore, è riuscita anche con le note a quel testo a ricostruire e a riportare sostanzialmente la nostra storia, quella che è la storia del monastero di Carbone, ma non solo, anche di ciò che ruotava intorno, a nuova luce e anche a rigore scientifico. Quindi per noi per lui è veramente un grande piacere. E poi vorrei ricordare, credo che anche in dettaglio quello farà Don Antonio, che anche in tanti scritti, in tanti studi, altro, più volte si è incrociato con Carbone. E quindi per noi questa sera veramente, ripeto, un grande onore, un grande piacere avermi qui. Vabbè, io con i saluti mi fermo qui, io vorrei passare la parola al sottosegretario Vito De Filippo. Buonasera a tutti, io mi aggiungo, lo farà sicuramente bene anche il sindaco di Sant'Arcangelo, ai ringraziamenti al sindaco di Carbone, e lo faccio non ritualmente, provo a spiegarlo anche in 1 minuto e mezzo perché lo faccio con affetto e con anche riconoscenza. Conoscendo un po' Don Luigi, io penso che sta in questo momento non proprio totalmente a suo agio, nel senso che noi lo abbiamo apprezzato come ragazzi, come studenti, come cittadini e come concittadini di Sant'Arcangelo, soprattutto per la sua memorabile riservatezza e sobrietà, nel senso che un prete senza giunta, amava dire, diciamo, citando il Beato Lentini, nel senso che ha vissuto la sua vita totalmente immerso nella sua attività sacerdotale, è totalmente immerso nella sua straordinaria e devo dire certe volte per noi stupefacente capacità di investigazione in termini culturali a tutto tondo. Era difficile coglierlo, diciamo, non aggiornato su tutti i fatti della cultura italiana, internazionale. È stato sempre veramente portentoso, diciamo, sotto questo aspetto, ma aggiungeva, diciamo, questa sua qualità, il fatto di essere una persona molto riservata, molto sobria, esattamente un esempio, diciamo, straordinario per tutti quanti noi. E credo che questo gesto che ha fatto l'amministrazione comunale di Carbone sia un gesto molto importante, perché io so quando questa amministrazione ci tiene alla operazione di riconoscimento della sua storia e avendo basato nel corso degli anni
molte delle sue attività esattamente su questo salto apparentemente all'indietro, sostanzialmente in avanti, perché molti amministratori saggi riescono a rintracciare esattamente nella storia le possibilità e anche i talenti nuovi per stare meglio nel presente e per stare nel futuro. Io spero all'altezza di tempi che sono molte volte omologanti, che sono troppo superficiali, che hanno bisogno molto di percorsi identitari, di distintività, di riconoscibilità che solo la storia può esattamente esaltare e dare come dotazione a disposizione di tante comunità. E proprio perché conosco questa sensibilità per la storia di questa amministrazione, so che questo gesto di dare la cittadinanza onoraria a Don Luigi Branco è stato fatto con molta attenzione, anche con molto approfondimento e con molta serietà. Non mi sembra una rituale e protocollare circostanza con la quale riconoscere a un uomo di cultura tanto grande quanto purtroppo non a tutti conosciuto, perché Don Luigi avrebbe potuto fare percorsi accademici nelle più alte università del nostro paese, forse per una sua scelta di vita, per una sua vocazione, ha preferito conservare il tesoro straordinario della sua cultura e offrirlo a chi ha voluto. Noi da ragazzi visitavamo la sua casa, la sua biblioteca, e potrei raccontare tante cose degli scaffali dei libri di Don Luigi, ma mi fermo qui perché immagino che sia Don Antonio che Don Aldo ci faranno un ritratto importante. Io, avendo saputo di questa serata, mi fa molto piacere essere qui perché sono molto legato a questo comune, al vostro sindaco, ma mi consentirete, lo faccio anche perché mi sento legatissimo a un uomo importante del mio paese che è Don Luigi Branco, che è stato per noi assolutamente, non so se lo possiamo portare il titolo di discepolo perché quello decide il maestro, è stato anche un maestro di vita e sicuramente uno stimolatore importante di fatti culturali che hanno costituito passaggi importanti anche della nostra formazione umana e anche sociale e anche personale. Quindi grazie a te e auguri di cuore. Buonasera, mi è stato passato il microfono, quindi immagino che per portare il saluto naturalmente di Sant'Arcangelo, ringrazio il sindaco Mario per aver voluto che io fossi qua stasera quando mi ha comunicato di questa bella iniziativa. Ovviamente ho immediatamente abbandonato tutti gli altri impegni, voi sapete che nelle nostre comunità il mese d'agosto ci organizzano manifestazioni. Con me è venuto anche l'assessore alla cultura Silvio Tomi, che ringrazio. Anche lui ha lasciato un evento che c'è pure stasera a Sant'Arcangelo, ma un'occasione come questa è un'occasione formidabile per noi di Sant'Arcangelo, perché avere una personalità come quella di Don Luigi Branco, che si è sempre distinta, noi non gli possiamo dare la cittadinanza onoraria perché è quella naturale che ha. Io, Don Luigi, tra l'altro stamattina mi sono fatto stampare il vostro atto di nascita, dove tra le altre cose leggevo, tra le annotazioni, nessuna, ma modificare questa dicitura, nel senso che Don Luigi Branco davvero per Sant'Arcangelo rappresenta un momento importante. Carbone e Sant'Arcangelo credo che condividano già qualcos'altro di straordinario e di importante, ce lo dice proprio Don Luigi Branco quando ci parla della statua della Madonna di Orsoleo. Noi siamo orgogliosi e onorati di avere a Sant'Arcangelo questa statua, ma non è la statua di per sé, nonostante la più antica, la statua lignea più antica di Basilicata, voi pensate che risale al 1190 e pare che questa statua arrivi proprio da Carbone, così ci diceva Don Luigi nel suo preziosissimo libro Memoria di Santa Maria d'Orsoleo, da cui moltissimi altri, anche giovani, hanno preso spunto per scrivere. La cosa di Don Luigi straordinaria, vedete, oltre alla sua immensa cultura, al riferimento che per noi quando andiamo da lui a chiedere anche consigli, a chiedere curiosità, ormai
è quasi come un oracolo con Luigi, si va da Don Luigi anche a farsi correggere il testo, la poesia, e devo dire la verità, con grande serietà e serenità riesce anche a dire quando un lavoro non è fatto molto. Molte volte si apprestano a pubblicare testi, poesie, immaginate di aver fatto i capolavori, Don Luigi invece riesce a dare davvero diciamo, un giudizio serio, sereno e alcune volte anche severo, proprio per la bontà delle cose che si devono scrivere. Quindi non fa fare false illusioni a nessuno. E quindi condividendo un percorso importante, quindi la statua di Santa Maria del Orsoleo, che noi veneriamo moltissimo. Siamo contenti perché a Santa Maria del Orsoleo da qualche anno, solo due anni, è tornata lì, dove era dove il monastero, è tornata la Madonna di Orsoleo. Prima è stata in esilio per un qualche decennio perché c'erano dei lavori di ristrutturazione, quindi si rischiava anche il furto. Ora Don Luigi lei saprà che c'è anche un guardiano notturno, abbiamo la vigilanza notturna, finalmente c'è 24 su 24 la vigilanza degli uomini specializzati che fanno questo, e quindi finalmente tutto il tesoro e il patrimonio che apparteneva e appartiene a Santa Maria del Orsoleo è tornato a casa sua, perché appunto avevamo paura che, come già è successo in passato, e Don Luigi è una di quelle memorie storiche che riesce a dire addirittura in quale formella si trovava quel tale santo che è sparito, oppure ci sono delle altre emergenze culturali importantissime di cui lui ci traccia la storia di volta in volta. Avere oltre a Santa Maria, quindi la Madonna di Orsoleo, avere anche la condivisione di Don Luigi Blanco, che da questo momento è cittadino di Sant'Arcangelo, ma diventa anche cittadino di Carbone, avvicina maggiormente anche le nostre comunità. Io ho avuto il piacere di conoscere Donato, non lo conoscevo prima, e immediatamente siamo entrati in simpatia. Io credo di sì, perché Donato dice che addirittura segue anche qualche mio percorso, diciamo, politico e istituzionale. Quindi sono davvero felice di questa bella iniziativa, sono grato al sindaco Mario Chiorazzi per aver immaginato insieme al suo consiglio comunale di aver immaginato questo percorso che porta al riconoscimento di Luigi Blanco, come diceva il nostro sottosegretario De Filippo, al riconoscimento che a persone grandi si fa. È ovvio che quando la persona diventa grande si perde l'esclusiva. Ora noi Don Luigi non avremo più l'esclusiva di avere Don Luigi Blanco esclusivamente un cittadino di Sant'Arcangelo, ma con grande gioia condivideremo questo momento con Carbone, ma potrebbe essere veramente considerato un cittadino del mondo perché riesce con i suoi racconti alcune volte a farci immaginare mondi dove noi non ci siamo mai stati. Io personalmente non sono mai stato in Terra Santa, non sono mai stato dalle parti di Gerusalemme, di Betlemme. Don Luigi, quando racconta e fa i suoi excursus storici, fa immaginare quei luoghi, e a me sembra di esserci stato e così tanti altri. Io lo ringrazio molto per questa attività, per le pubblicazioni che lui ci lascia, diciamo, a Sant'Arcangelo. Noi stiamo per aprire anche dalle nostre parti Torretta Sanzarelli, lo dico ai parenti, alle nipoti Elisa e Giulia che sono presenti stasera con noi. Stiamo per aprire lì la casa della memoria e lì conserveremo gelosamente, caro Luigi, tutti i vostri scritti. Oltre a questo ce ne sono altri due che io per fortuna ho e che non ci perderò molto a mettere in quella casa della memoria, che è quella dei ricordi bizantini che voi avete scritto, e qualcosa su Orazio Spani, questo poeta sant'arcangelese. Io non mi allungo molto, vi ringrazio per partecipare, come state facendo, a questa bella manifestazione. Rinnovo il mio ringraziamento al sindaco di Carbone, saluto e ringrazio l'onorevole Appella, che è un'altra conquista per Sant'Arcangelo. L'onorevole Appella è un'altra conquista, ve lo assicuro, perché viene ad arricchire quello che è il Made in Sant'Arcangelo, nel senso che abbiamo delle belle figure e Don Antonio ci dà il piacere di essere tra queste. Anche lui veramente si è messo a lavoro e ha fatto uno studio, per esempio, sul coro ligneo che abbiamo sempre al Monastero Santa Maria del Orsoleo. Ha fatto un lavoro pregiato, perché molte di quelle notizie che lui ci dà sul coro ligneo noi personalmente non le conoscevamo. Lui ha fatto uno studio molto approfondito, ma la sua attività in generale è un'attività molto proficua per i giovani di Sant'Arcangelo e per la comunità intera. Io
vi ringrazio di nuovo, faccio i miei più calorosi auguri a Don Luigi. Io ormai ho avuto il privilegio di essere da quasi 9 anni sindaco di Sant'Arcangelo e sono contento perché nel mio paese è scoppiata la voglia a molti giovani di scrivere soprattutto fatti di storia, raccontare, e il più delle volte, anzi quasi sempre, riprendono i pensieri di Don Luigi quando partono per questa avventura di scrivere. Abbiamo avuto una bella pubblicazione negli ultimi anni, molti ragazzi che si sono, grazie all'interesse di Don Luigi, che accoglie sempre. Don Luigi ogni volta che si va a chiedere delle cose accoglie sempre con gioia e soddisfazione i ragazzi che si avvicinano a questo mondo e che mantengono vivo la, diciamo, l'identità di un popolo, di un paese. Io mi fermo qua, Don Luigi, da questo momento verremo più spesso a farci qualche passeggiata, tra l'altro avete un territorio, un bosco, io mi sono fermato per strada, ho preso due melette, noi diciamo pomarelle, sto cercando, perché sono veramente, c'è una varietà incredibile, lo dicevamo prima. E il fatto che voi abbiate anche questo tartufo così famoso, diceva il sottosegretario, sta a testimoniare che l'uomo per fortuna non ha invaso molto questo ben di Dio che è il vostro territorio. Cercate di preservarlo per noi e per i nostri figli. Grazie a tutti e buonasera. Grazie. Allora io passo la parola ora al professor Franco, nostro concittadino onorario, signori sindaci di Carbone e di Sant'Arcangelo, dottor Vito De Filippo, sottosegretario di Stato, don Antonio Appella, carissimo confratello, a chi dovessi chiedere notizie sulla nostra identità locale, si può rispondere con duplice riferimento, topico e letterario. Del primo ci siamo già occupati, come tutti sappiamo, lo scorso anno, grazie all'interessamento dell'autorità comunale e della sua sensibilità sul tema e sul sito Sant'Elia. E l'anno scorso abbiamo diviso questo riferimento in 3 momenti, come tutti ricordiamo. Momento di rivisitazione dei ruderi consolidati perché erano cadenti e subivano un degrado quotidiano. E grazie all'amministrazione comunale di Carbone, questi ruderi, chiamati quattro pietre, perché volevano costruire sui ruderi un asilo infantile, grazie a questo interessamento questi ruderi ci parlano ancora e sono in piedi e avanzano alla barbarie del tempo e dei luoghi. E anche se non c'è il monumento monastico, sono i ruderi che parlano ampiamente la nostra storia. C'è poi il secondo momento di questo riferimento ed è quello della rivalutazione dell'antro. Da noi con un po' di fantasia, da Luigi, qui avrei da dire, chiamato cella in aria, perché abbiamo ritenuto fosse quell'antro un deposito di viveri per il monastero. Bene. Questo antro, grazie anche alla disponibilità della famiglia La Rocca, che ringraziamo ancora, è stato
restaurato, già era in buone condizioni e oggi è sede di convegni e di riunioni. E devo dire la verità, è anche corredato di magnifici pannelli ai quali ha dato un valido contributo il dottor Antonio Appella, per il quale invocheremo l'applauso. C'è un terzo momento ed è quello non proprio identitario basiliano, ma un momento francescano che abbiamo voluto rivalutare nel restaurare il simulacro della Madonna dei Fraticelli, quasi un riscatto storico di questi poveri piantanti della fede che non trovavano pace, perché dovunque perseguitati, anche in queste remote e lontane campagne. Bene, abbiamo, grazie all'amministrazione comunale, è stato restaurato il simulacro, il suo abitacolo, piccolo abitacolo, c'entrano appena 3, 4, 5 persone, e che sta a ridosso di un fabbricato rurale della famiglia Castelli. Bene, passiamo adesso, archiviato questo momento, questo riferimento dello scorso anno, andiamo adesso al secondo riferimento, quello letterario, che conosce, come già stato detto già dal signor sindaco, la prima data, Roma 1601, data in cui si è data alle stampe il testo del cardinale Paolo Emilio Santoro Casertano, arcivescovo di Urbino, il quale, commendatario del monastero, ha scritto la storia del monastero in latino, priva di nota ovviamente, quindi di difficile accesso intellettuale e cognitivo. A riguardo dobbiamo anche aggiungere che dopo oltre due secoli, nel 1831, un erudito del paese di Carbone, Marcello Spena, provvedeva alla traduzione dal latino, aggiungendo poi un'appendice dove ci sono dei riferimenti particolari al paese che risente un po' degli umori del tempo, per cui un'appendice non tanto attendibile a mio avviso. Ecco, non avevamo più queste date, insieme a un po' di bibliografia, ma poca, che circolava sotto banco così tra eruditi minori, studiosi minori, serviva un pochino da collante per gli studi. Troppo poco, erano pochi mattoni, ma voi sapete, con pochi mattoni si va a casa. Allora cosa ho fatto? Ho cercato di consigliare agli istituti, anche dico, agli alunni di studi di scienze religiose l'accesso a questi pochi documenti, ma questi li rimando, mi hanno sempre detto, caro amico, ci dispiace, ma non ci siamo riusciti. Allora cosa ho fatto? Sono andato a Napoli, alla Biblioteca Nazionale che sta ad ovest del Palazzo Reale, da me precedentemente già frequentato per motivi di studio e di ricerca a riguardo della tesi di laurea. E
Ho fatto un'ampia ricerca sugli studi per poco tempo che la parrocchia mi concedeva, perché non potevo stare molto lontano dalla parrocchia, e sono tornato a capo, l'ho messo a disposizione di quelli che dimostravano di avere interesse. Erano in parecchi. Tra questi vorrei ricordare, perché mi ha colpito molto, la sensibilità del dottor Gennaro Chiorazzo, qui presente, il quale da me consigliato è stato molto sollecito a fare ricerche e ha prodotto una bellissima tesi di laurea sul monastero di Sant'Elia, secondo la cronaca dei Menniti, valutata a 110 lode, e questo mi ha fatto molto piacere. Vuol dire che si era creato già un circuito di interessi per cui si poteva star certi che il seguito sarebbe verificato nelle migliori condizioni. Oh, però restava il fatto principale che la traduzione dello Spella restava ancora inaccessibile. E vi dirò, circolavano in paesi poche famiglie. Che ho fatto? Ho fatto un giro, avendo saputo delle famiglie che conservavano queste copie rare, e una famiglia mi rispose: ma questa è un'opera che deve stare segreta perché sennò si guasta. Immaginate, una doccia fredda per me. Un altro mi disse: ma aspettiamo un altro messia, un altro profeta che potesse intendere meglio per i scritti, perché giustamente non mi ritenevo all'altezza di poter consultare. Un altro rispose: ma io l'ho prestato, non ho fatto sta, niente proprio. Finalmente riuscì ad avere copia e ho cercato di fare il mio meglio, anche per servirmi delle mie poche conoscenze ed essere utile nelle pubblicazioni successive avvenute. Però, il testo della traduzione era ancora inaccessibile. Ho varcato la soglia di casa Branco, del latinista, perché il provincio è un latinista, non dimentichiamo, è oltre che professore, è un latinista eccellente. E ho detto: da Luigi, qua mi trovo in questo, mi trovo nelle vigne di Vigiano, e io non ci capisco niente su questo testo, perché sono certi passaggi storici che se non articolati bene non ci capisci niente, riescono di difficile interpretazione. E Luigi pazientemente mi ha detto: ma provvediamo, e ha provveduto a tradurre dal latino il testo originale, consegnandomi in tempo reale quasi, ma contro e opportuno, tanti fogli da lui vergati a mano, oltre 100 fogli. E dopo che ha fatto questo lavoro corredato di moltissime note, me l'ha consegnato. Intanto, come si faceva a mettere in circolazione questo manoscritto preziosissimo di Don Luigi? Avevamo fatto ricorso, su scienze religiose, a una sponsorizzazione istituzionale, ma questa sorta niente. A una istituzione assistenziale, ma questa sorta niente. Allora, con i piccoli ricavati degli studi di scienze religiose, da me frequentato quei tempi, siamo riusciti, dottor Luigi, tu lo sai, a pubblicare per i tipi delle edizioni Osanna di Venosa, pubblicare questo bel testo. E per cui ringrazio ancora don Luigi, qua mi ha fatto una dedica stupenda. Ti ringrazio ancora, non la meritavo. Questo testo è stato in mio possesso, questo manoscritto, per 5-6 anni, perché abbiamo dovuto raggranellare le monetine che servivano, l'abbiamo fatto con i nostri sacrifici,
Abbiamo fatto i nostri sacrifici senza nessun soccorso dall'esterno, soltanto l'istituto, tu lo sai, l'istituto di scienze religiose, istituto diocesano di scienze religiose. Ecco, oggi siamo in possesso di questo bellissimo testo. Qual è il merito di questo testo? A note ampie, esaustive e puntuali, che rendono il lettore e lo studioso contemporaneo, seguitemi, dei fatti narrati e accaduti. Leggendo questo libro, noi diventiamo contemporanei dell'opera del Santoro, ed è importante per noi. Di qui il mio desiderio di fare qualcosa per lui, di fare qualcosa per lui. Gli esprimi non un grazie verbale, ma un grazie sostanziale. E cosa ho fatto? Sono andato da lui l'altra volta, ho varcato la soglia di Casabranco, ho detto a Luigi, senti, io ho questa idea per la testa, vorrei che tu diventassi cittadino onorario di Casabranco. Lui si è schermito nella sua umiltà così ben descritta dal dottor De Filippo, si scherzi, ma no, questo aspetta agli uomini grandi, è il più grande di te, carissimo Don Luigi, latinista, professore grande, che hai dato possibilità a noi di poter capire i vari passaggi storici di quanto ha scritto il Cardinal Santoro. Per cui, ma se cosa ho fatto? C'è ancora qui le cose, uomini a me come porto, c'erano i latini, e sono qui, le domande, in data 20 febbraio, e in data 7 aprile, ho fatto domanda, in queste date, ho fatto domanda al sindaco di Carbone del Tempo, e al consiglio comunale di Carbone del Tempo. Abbiamo detto le date sono 20 febbraio 99, 7 aprile 99. Oggi 20 agosto, sono passati 15 anni e oggi sono felicemente contento, Don Luigi, che finalmente si possa realizzare questo desiderio comune, non solo mio, e tutti voi. Io interpreto umilmente la volontà di tutti i presenti e degli assenti, che hanno voluto assolutamente questo passaggio di onorificenza a te. E quindi sono contento che oggi possa esserti conferito il grado, il titolo onorifico di cittadino onorario di Carbone. Grazie. Allora, Don Luigi, appunto, come sia il sindaco, sia il dottor De Filippo, pure descrivevano, ha una produzione che ha attraversato e un po' ha toccato tantissimi temi, sia di storia locale anche in generale, e tra l'altro ha scritto alcuni testi pure, in particolare Don Antonio Appella ci farà di questo, ci illustrerà proprio un po' proprio la bibliografia, ciò che Don Luigi ha prodotto, data alle stampe, mi diceva una decina di giorni fa che sono stato pure a trovarla, che c'è tanto altro materiale inedito, che speriamo, Don Luigi, che possa diventare anche questo patrimonio di tutti. Allora io passo la parola a Don Antonio. Allora io sarò breve, buonasera a tutti. E Mario mi ha chiesto, il sindaco mi ha chiesto la possibilità di rivedere tutte le opere che Don Luigi ha scritto. Sono tante, io
Se all'impatto potrà sembrare un elenco arido, una cronologia arida, ecco, questo non lo è, perché in ogni libro Don Luigi dà quasi tutto se stesso, e lo dice anche più volte, anche nei vari incontri che io ho il piacere di fare, gli incontri mattutini della sua biblioteca. Dice sempre che i suoi libri, e in particolare alcuni, sono usciti dall'anima. Nel 74, 40 anni fa, di ritorno dalla Terra Santa, Don Luigi, sentendosi ispirato, mette mano a un testo che intitola La Via Dolorosa, un testo che avrà due edizioni, un'altra nel 2004, e in cui ripercorre la Via Crucis, con sì profondità teologica, è un sacerdote, ma è anche un uomo, e dunque fa parlare anche al suo cuore, quindi anche la poesia. Nel 78 si dedica invece alla pubblicazione di un libretto molto importante, perché è un volume che ha avuto successo a suo apparire, dal titolo Sant'Arcangelo e un suo poeta popolare Orazio Spani, no? Nel 78 a Salerno è stato edito, e nasce dal desiderio di Don Luigi di presentare un poeta estemporaneo di Sant'Arcangelo, dialettale, conosciuto dai suoi compaesani solo di nome, ma a rischio di essere dimenticato. Allora Don Luigi decide di immortalare, potremmo dire, questo poeta popolare, e fa anche un'introduzione storica sul suo paese, che però, come specifica Don Luigi, serve soltanto ad inquadrare la figura del poeta. Quindi è un'introduzione storica intensa, anche se veloce. E nell'85 esce il suo volume Ricordi bizantini in un dialetto di Basilicata, forse uno dei libri più cari, vero Don Luigi? Perché, ecco, a proposito di questo libro dice, ecco, è uscito dall'anima. E questo libro, come tutti gli altri, è di alto profilo scientifico ed è stato citato tantissimo in opere fondamentali come nelle appendici del grande dizionario del Battaglia, nel secondo volume della storia della Basilicata curata da Fonseca per la Terza. Insomma, qui troviamo il Don Luigi che si appassiona alla grecità bizantina, sia quella storica che quella linguistica. D'altronde Don Luigi si era dedicato già per la sua tesi a Napoli circa 50 anni fa, ecco, mentre già insegnava a Catanzaro, ad una tesi dal titolo Organizzazione ecclesiastica e spiritualità bizantina nella Calabria bizantina col noto professor Pontieri. E in quest'opera Ricordi bizantini per la prima volta si incontra con il patrimonio storico di Carbone e del suo monastero, e scandaglia così attraverso la lingua madre, quindi il dialetto ascoltato dal bambino, a cui, ecco, Don Luigi fa più volte riferimento anche nei suoi dialoghi con noi, ecco, riscopre il nobile passato delle nostre contrade e della comunità di Sant'Arcangelo in particolare. Nel 93 continua a guardare al suo paese, Memorie di Santa Maria di Ossoleo del 1993, appunto. In quest'opera ritorna la dimensione affettiva dei luoghi della memoria, tanto cari a Don Luigi. Io parlerei di una geografia del cuore nei suoi libri, quindi è veramente coinvolto, e il suo sapere si muove senza cadere in campanilismi, ma mettendo d'accordo cuore e mente. Quel sentiero impraticabile, vero Don Luigi, di cui ci parla sempre, i giovani con l'accetta davanti alla processione per tagliare i rami delle querce lungo il sentiero, oppure quella festa della Madonna vissuta come sogno e gioco. Insomma, nei libri di Don Luigi c'è mente e cuore. E qui Carbone ritorna, come già più volte accennato, vista la leggenda della statua, no, che lega appunto questi due centri, e tramandata in opere come quella del Gonzaga sull'ordine francescano di fine Cinquecento. Questo scritto analizza il grandioso convento francescano, oggi ormai museo, e non dimentichiamo che Don Luigi era stato coinvolto anche per una consulenza dal comitato Pro Orsoleo, vero Don Luigi? Alla fine degli anni 60, abbiamo trovato documenti, quindi... E a questo punto, ecco, forse dobbiamo ricordare l'espressione nota di Don Luigi Branco,
mettendo a confronto Orsoleo e Carbone, dice: di Orsoleo rimane il monumento, seppure mutato, senza documenti. Di Carbone abbiamo documenti, seppure dispersi in varie biblioteche, ma poco del monumento che andrebbe scavato. Qui Don Luigi ritorna anche all'analisi linguistica, e qui c'è quella ipotesi che soprattutto i sant'arcangiolesi trovano rivoluzionaria del toponimo Orsoleo, non più l'orso e il leone, ma dal greco, adesso non ci dilunghiamo, la guardiana, la sentinella. Maria si rivela come la sentinella del popolo, la custode, con questa fortissima valenza spirituale. Nel 98 Don Luigi pubblica il volume del Sant'Oro, già nel 90 Don Aldo aveva chiesto di tradurre in occasione del millenario del monastero. Quindi Don Luigi si appassiona a tutta l'opera e mette mano alla traduzione dell'intero testo, in un latino anche difficile, perché l'autore, come dice Don Luigi, il Sant'Oro, si muove spesso anche troppo liberamente, oltre le regole, in un periodale lungo e senza punteggiature. Don Luigi si dedica a questo lavoro, e poi fu l'allora vescovo Talucci che, con l'interesse dei diversi professori dell'istituto, vollero pubblicare il manoscritto nella collana dell'Istituto di Scienze Religiose, purtroppo non più continuata. Nel 2003 esce il volume sul Beato Giovanni da Caramola, anche questo traduzione di due testi, un primo testo di anonimo del contemporaneo del Beato, quindi del 300, e un altro scritto più ampio del De Lauro, abate del Sagittario, nel 600. Questo volume, come tutti gli altri volumi, si distingue anche per l'apparato critico, oltre che per la traduzione. Tra le tante note esegetiche non possiamo dimenticare quella interessante di carattere botanico, con l'analisi di tante piante del monastero del Sagittario. Anche qui, in quegli anni, viene invitato, qui non ho citato tutte le conferenze a cui Don Luigi ha partecipato, nel 2007 però, ricordiamo, è edito proprio dal Consiglio regionale della Basilicata, dall'allora Presidente della Regione, il volume sul territorio di Fardella, e Don Luigi partecipò a questo convegno per i 300 anni di questo piccolo comune, con un intervento sul territorio di Fardella nelle vite dei santi italo-greci e del Beato Giovanni da Caramola. Qui Don Luigi coglie la bella relazione di continuità tra questi uomini santi accomunati da un unico territorio e dall'unico amore per Dio e per gli uomini. Nel 2008 Le Sette Parole torna sul Venerdì Santo, tanto caro ai sant'arcangiolesi, torna, quindi va al centro della fede con questo libretto che ha un forte intento anche pedagogico, oltre che poetico e teologico. Accompagna veramente ciascuno di noi, per chi può leggerlo, accompagna ciascuno direttamente dentro il mistero della morte e resurrezione di Cristo. Nel 2009, Presenza francescana, il titolo chiaramente molto più lungo, ma si interessa dei conventi della presenza francescana in terra lucana. In particolare, nel primo ed ultimo capitolo, Don Luigi sottolinea la predilezione dei frati, che erano anche qui a Carbone, nello scegliere luoghi interni, quindi ambienti molto vicini al topos ideale, al luogo ideale, cioè l'Umbria, molto verde, e la Lucania, come sottolinea Don Luigi, è terra interna, infatti pur avendo il mare, la marina viene vista come terra malsana, e i frati scelgono l'entroterra. E qui Don Luigi torna sulla sua terra con parole veramente belle, anche toccanti, di questa Basilicata, che è appunto la sua terra natia. Questi i pubblicati, gli editi, però permettetemi velocemente, ho finito, i tanti manoscritti che riempiono uno scaffale, anche più, della ricca biblioteca di Don Luigi. A noi piace ricordare le sue poesie, che restano molto personali, ma anche le bellissime traduzioni di parti delle opere virgiliane. Per intero egli ha tradotto bucoliche e georgiche, traduzione italiana in esametri, con lo stesso ritmo all'orecchio del verso latino, con gli accenti, con i nostri accenti che rifanno il ritmo del verso latino, rifacendosi a quegli esametri barbari cartucciani, ecco,
che sicuramente Don Luigi ha avuto modo di insegnare generazioni di alunni. Citando il verso italiano, quindi, c'è una esatta corrispondenza di suono e di traduzione al verso latino. Con questo stesso modo, Branco ha tradotto non solo appunto bucoliche georgiche, ma parti dell'Eneide, anzi ha proposto un'antologia triste, ossia quei passi che parlano di morti dei giovani tanto cari a Virgilio. Quindi un tema molto caro a Virgilio, e Don Luigi lo ha messo in evidenza con questa antologia. Ci sono anche traduzioni di Omero, il passo del pianto dei cavalli divini di Achille per la morte di Patroclo, sempre in esametri. Perché? Perché questo, ho scoperto da Don Luigi, dovevano confluire, tutto questo materiale doveva confluire in un'antologia per la scuola intitolata La dolce stagione, in 3 volumi mai pubblicata, insieme al professor Giannasio. Quello che mi colpisce di Don Luigi è che non c'è un libro senza dedica, e questo radica ancora di più le sue pubblicazioni alle sue relazioni, ai suoi rapporti umani. Non è uno studioso che si è chiuso in biblioteca, ai parenti, alla famiglia di origine in particolare, ai suoi studenti, a Carbone. Come posso concludere? Scritti tutti con gioia, dice Don Luigi, alcuni anche in poco tempo, come il volume sui francescani in soli 3 mesi, e con tutto questo evidenza un estro creativo che parte da una commozione, da un coinvolgimento personale, affettivo, senza cadere nel freddo cronista o studioso, appunto distaccato. Solo i poeti possono salvare il mondo, dice qualcuno. Allora io chiudo con un augurio che Don Luigi ha fatto in una delle sue dediche. Siamo figli dei santi, possano i nostri giovani seguire le orme dei padri, vivere nella laboriosità, nella serietà, nella severità della vita, nello studio, nella contemplazione delle cose belle, nella meditazione, nella preghiera umile che rende grandi, per dare autenticità e valore alla vita, per il bene di queste nostre terre tanto amate. Ecco chi è Don Luigi. Allora, prima di dare la parola a Don Luigi, c'è Marina che ci leggerà due... Allora, da La Via Dolorosa, due piccoli. La condanna. È giunta l'ora tua, è l'ora delle tenebre, o Signore. Ora saprà chi muore di non essere solo nel dolore. Tu senti sulle spalle il peso grande di tanti anni di colpe. È cresciuta di tanto, in tanti secoli, la casa fatta rossa di odio e fatta nera di pensieri nascosti. Ed ora gli uomini ti mettono da parte e vanno in cerca, per questo, di decreti e di leggi segrete. Era un peso per loro, la forza senza inganni dei gesti tuoi e il passo tuo sincero. Sapevano guardare nelle pieghe nascoste dei mantelli, gli occhi tuoi fatti belli di innocente saggezza. E per questo ti tolgono di mezzo i potenti assennati, perché possano andare senza ostacoli, sicuri per le strade. E ha paura il buon senso, e la prudenza si dichiara innocente, temendo la condanna della gente. Ma tu eri come agnello mansueto, che è portato, tutto bianco, al macello. L'incontro con la madre. Ora sentono pure i suoi nemici un rimorso nel cuore. Ecco, avanza lenta e muta la madre. Non ha voce che dica la sua pena, e le braccia mette intorno alla croce. Guarda il figlio negli occhi, tende bianca la mano al viso stanco,
Sfiora appena col palmo la fronte tutta sporca di polvere e del sangue che stillano le spine. Ora gli occhi si dicono i giorni della pace e della gioia sulle verdi colline. È l'attesa più triste, perché certa, di quest'ora deserta. Ma gli uomini la strappano crudeli all'abbraccio del figlio. Ella sente l'amaro di quel fiele e non trova consiglio. Allora, passiamo ora la parola a Dobrice. Grazie, grazie per tante cose belle che avete detto, non è che merito tante, tante lodi, veramente. Grazie a tutti quanti per la gioia e l'onore che mi fate facendomi partecipe, facendomi parte della vostra comunità. È un onore veramente grande per me. Ecco, non è che vi voglio fare una lezione sul carbone, sarebbe molto bello, ma è anche già un po' tardi. Però qualche cosettina è bene che ve la dica. Io, come accennava Don Antonio, ho cominciato a interessarmi di queste cose quando ero molto giovane. La mia tesi di laurea in lettere con Pontieri, e allora, siccome era sulla Calabria bizantina, e quando si studia la Calabria bizantina si arriva sempre ai confini della Basilicata e della Campania, soprattutto nella Basilicata alla zona del Mercurion e alla zona del Latinianon. Ecco, il Latinianon era proprio vicino a noi. Dopo gli studi di Biagio Cappelli, ormai tutti ammettono che il Latinianon aveva come centro, era una regione allora politicamente dominata dai Longobardi, perché quando si studiano questi ambienti e questi luoghi in queste storie antiche, bisogna sempre ricordare che c'erano tre domini quasi contemporanei nelle zone che si alternavano un pochino, si combattevano, si alleavano. Erano insieme i Bizantini, i Longobardi e i Saraceni. Quindi c'erano queste tre forze. Qui allora dominavano di più i Longobardi, però il Latinianon era a livello di civiltà, un luogo di sensibilità bizantina. E in molti altri luoghi, anche a Sant'Arcangelo, il presidente lo sa bene questo fatto, c'erano insieme sia l'elemento longobardo sia l'elemento bizantino. Ora, quando si studia, ripeto, la Calabria bizantina, si studia anche la Basilicata bizantina, e allora sono venuto a contatto per la prima volta con Carbone, perché qui c'era il monastero che non solo era il più importante di tutta la regione, ma praticamente era il più importante di tutta l'Italia meridionale, anche se c'era qualche ricco monastero, anche più ricco a livello proprio di costruzione, non a livello di possessi, perché Carbone, quando è arrivato al massimo, aveva un possedimento enorme. Pensate che oltre ai luoghi qui dei dintorni aveva tutta la pianura di Policoro, tutta, dalla Trisaia fino a Scanzano, era tutto del monastero di Carbone, ed erano sempre per questi lotte con i San Severino, hanno fatto delle lotte di secoli per questo. E la Madonna del Ponte, che è la protettrice di Policoro, era una cappella di Carbone, si chiamava così perché c'era il ponte sull'Agri. Quindi era, ripeto, un monastero della massima importanza. Ma la cosa più incredibile, lo accennavo anche ora che venivamo a Don Antonio, la cosa più incredibile a chi sa queste cose è la durata, vedete? La durata, perché
l'Italia meridionale aveva un'infinità di questi che si chiamavano monasteri, ma a volte erano piccolissimi, a volte erano delle masserie, c'era un solo monaco, anche perché non vi dimenticate, c'erano tre tipi di monachesimo allora, erano tre tipi che insieme stavano in certe zone, poi in altre zone erano divise, però convivevano molte volte, c'era il monachesimo a livello di eremitismo anacoretico, quando viveva il monaco come monaco, monaco da monos in greco vuol dire solo, quindi il monaco è quando sta solo, l'eremita, questo è il monaco, quindi c'era il monachesimo di eremiti, c'era il monachesimo cenobitico, ecco cenobio, in greco vuol dire vita insieme, vita comune, poi c'era il monachesimo lauritico, la laura consisteva in questo, che c'erano tante piccole celle dove i monaci vivevano ognuno per conto proprio, però in alcune occasioni particolari, per esempio nelle grandi feste, per le preghiere, si riunivano insieme. Ecco, per esempio, io sono sicuro, al 100% io, che l'auria deriva da di qui, da Laura. Il professore De Grazia di Senise, ma quello ha detto molte sciocchezze, veramente. Forse perché lui era professore di geografia, però poi faceva anche il filologo, e quindi ha detto molte, ecco lui andando per assonanza di orecchie ha detto che il lavorio veniva da Lagaria, ma io di Lagaria ne ho contato una ventina di paesi, e, no, probabilmente poteva essere anche San Brancato, ma non è che lo dico io, il primo che l'ha detto è stato Pennetti, Giuseppe Pennetti, che è un ingegnere napoletano, il quale venne in Basilicata per vendere le ultime proprietà dei Colonna, dei principi Colonna, quindi non era né di Sant'Arcangelo né di Stigliano, e lui disse non potrebbe la Lagaria, perché Plinio il Vecchio, io ho tutta l'opera di Plinio il Vecchio, ce l'ho in due edizioni, una del 500 e una del 900, Plinio dice esplicitamente che un ufficiale romano, Messalla, si chiamava, guarì da una sua malattia perché bevve i vini lagaritani. E allora diceva Pennetti, non potrebbe essere Lagaria San Brancato, perché San Brancato ha i migliori vini della regione. Allora ne aveva, adesso c'è il paese, quindi non c'è più. Ha avuto sempre Sant'Arcangelo di vini, ma questo è un altro argomento, me l'ho detto pure all'arcangelo. Allora vi dicevo, c'erano tre tipi di monachesimo, il monachesimo eremitico, il monachesimo lauritico e il monachesimo cenobitico, però erano piccolissimi, pensate che ancora nel 1400, secondo il Rodotà, Rodotà è Pietro Pompilio Rodotà, l'opera grande di Rodotà, il origine e sviluppo del rito greco, l'ha stampato Brenner una trentina di anni fa a Cosenza, io ce l'ho quest'opera in tre volumi. Ecco, Rodotà dice che ancora nel 1400 c'erano in tutti i regni di Napoli più di 2000 monasteri, però erano a volte, ripeto, monasteri piccolissimi, però poi sono scomparsi tutti. Il vero miracolo di Carbone, vedete, è che ancora nel 1700 esisteva come monastero greco, è una cosa unica veramente. Ma perché? Ecco, perché Carbone, e questo è il bello e il brutto del monastero di Carbone, e di Carbone anche come paese, adesso accenneremo qualche cosa, io vi parlerei anche per ore, ma non vi spaventate, non lo faccio, ma sarebbe una cosa molto bella. Ecco, vedete, il bello e il brutto di Carbone è stato che il monastero era anche praticamente padrone feudale di Carbone, cioè i carbonesi erano praticamente sudditi del monastero in quanto erano vassalli del monastero, e perciò a volte c'era anche una specie di rancore, quasi di odio, perché appunto perché in genere i sudditi si ribellano ai padroni, però loro vivevano anche di questo,
ed è continuata a vivere. Il paese è nato per questo, e credete, io sono convinto che il paese è uno dei tanti centri, alcuni sono diventati famosissimi, che sono nati intorno ai monasteri. Nel Medioevo nascevano paesi che poi sono diventate città intorno al monastero, per esempio Monaco di Baviera è nato intorno al monastero, perciò si chiama Monaco. Monaco di Baviera, per esempio San Gallo nella Svizzera è nato intorno al monastero. L'ultimo esempio di città nata intorno a una chiesa è Pompei, Pompei moderna, perché Pompei, fino a che Bartolomeo portò il quadro della Madonna, era un villaggio da niente, si è sviluppato proprio per il santuario. Ora molti dei paesi nostri della Basilicata sono nati proprio dai monasteri, sono nati come Coria, così si chiamavano, Corion, era il villaggio, ma più che un villaggio erano delle case sparse, più che case erano capanne, erano pastori, erano gente che lavorava alla campagna e che vedeva dei frati, dei monaci bizantini, che erano bizantini loro, vedevano come una specie di faro per chiedere consigli anche a livello pratico. Ecco perché vedete anche molti termini dei dialetti nostri che riguardano l'agricoltura sono di tipo greco, e questo greco non è il greco classico, Qui c'è una polemica stupenda, ma qui veramente ci vorrebbe molto tempo per spiegare, sono delle cose bellissime. Cominciò a nascere questo interesse all'inizio dell'Ottocento, quando un tedesco, era il poeta Heine, venne in Calabria, a Bova, e disse pubblico: disse, ho scoperto un paese dove ancora si parla greco. E allora scesero nuvoli di studiosi tedeschi per scoprire questi paesi della Calabria e anche del Leccese dove si parlava greco. Però nacque subito il problema: che greco è? Allora tutti pensavano che fosse resto di greco antico, del greco della Magna Grecia. Poi invece si è visto, io sono convinto anche qui al 100%, ma ormai quasi tutti la pensano così, che non sia il greco della Magna Grecia, ma il greco rinato nel periodo bizantino. Cioè il greco della Magna Grecia era scomparso totalmente, abbiamo i documenti sia storici sia geografici. Ecco, per esempio, documento storico, Strabone, il grande geografo greco che viveva tra il primo e il primo secolo, primo avanti Cristo, primo dopo Cristo, lui già diceva ai suoi tempi che il greco in molti luoghi dell'Italia era stato completamente dimenticato. Poi abbiamo la prova anche che il greco che si parlava in questi paesi, come anche a Carbone, era un greco di pronuncia moderna, e qui ci vorrebbe un'altra questione, perché noi che studiamo il greco adesso, lo studiamo il greco antico, la pronuncia antica, è la pronuncia che si chiama erasmiana, ma quando il greco si cominciò a diffondere nel periodo umanistico nell'Italia, si pronunciava con la pronuncia moderna, la pronuncia roicliniana. Roiclin era un tedesco come Erasmo, Erasmo era olandese, però loro studiavano queste cose. E allora c'era il problema, allora come pronunciare il greco? Ecco, il greco lo pronunciavano all'inizio con la pronuncia moderna, come noi del resto in Italia pronunciamo il latino con la pronuncia moderna. Noi diciamo Cesar, i tedeschi meglio dicono Caesar. Da Caesar è venuto Czar, è venuto Czar. Lo Czar significava l'imperatore, ma loro dicono Caesar perché gli antichi pronunciavano così. Noi pronunciamo con la pronuncia, ora i greci moderni hanno la pronuncia che si chiama dell'itacismo, dei dittonghi chiusi. Così per esempio noi diciamo aima, loro dicono ema, però quando è nato il greco durante il periodo umanistico pronunciavano ema in Italia, perciò si dice emorragia, non aimorragia. Perciò si dice pedagogia, non paedagogia, perché noi diciamo pais col greco antico, mentre i moderni dicono pes. Ora, perché un'altra prova che il greco che si parlava in queste zone era greco bizantino, non greco classico, è il fatto, per esempio, Reggio Calabria, si chiama Reggio da regium, region,
Requiem in greco vuol dire spezzare, e noi con la pronuncia del antica, del letacismo, diciamo Requiem, però i regini hanno sempre detto Riggio, mai Reggio, sempre Riggio con la I. Perché? Perché i moderni, la eta, la E lunga, la pronuncia I. E voi potreste dirmi, come lo sappiamo noi che gli antichi, mica abbiamo le registrazioni, e che abbiamo delle prove, perché la prova ve la posso dire, scusatemi se quando parlo poi di queste cose mi vengono tanti pensieri e ve le dico, la prova abbiamo per esempio in Aristofane e in Cratino, che sono due comici scrittori, Aristofane di fama internazionale, uno dei più grandi poeti che ha avuto il mondo, dove si trascrive il belato delle pecore e lo trascrivono con la E, con la eta, a meno che le pecore antiche non dicessero BB invece che bebè, è la prova che gli antichi pronunciavano eta, perché è scritto con la eta, bebè come le pecore, e ho detto a meno che le pecore antiche non dicessero BB, perché i moderni dicono I. Allora, perché vi dico questo? Per dirvi che qui a Carbone si parlava questo greco e di qui sono nati moltissimi toponimi delle nostre zone. Io vi dico quello che mi sta più a cuore perché l'ho scoperto io, ve lo dico così, anche se è brutto che parla di me stesso, però ci tengo a dire, non l'ho trovato scritto da nessuna parte, l'ho scritto però, l'ho scritto la prima volta nei ricordi bizantini, l'ho detto anche due volte al Senise. E ci ho scritto nei ricordi bizantini, mi meraviglio come una cosa così semplice non si è venuta in mente a nessuno. È il nome di Senise. Senise, tutti lo hanno fatto derivare da Sinni. Io quando ero a Senise, perché sono stato 2 anni a Senise, mi accorgevo che dicevano, quando dicevano Sinni, anche perché loro bestemmiavano sempre i Sinni, chissà perché a Senise, lo bestemmiano i Sinni. Ancora adesso, quando c'ero io la parola, c'era sempre Sin con 2 N, mentre quando dicevano si diceva Sinis con 1 N. E allora Senise, che dicono Sinis, non Senis, Sinis, viene da Sinesis. Sinesis in greco vuol dire confluenza, è la confluenza del Sin col Serrapotamo, e quindi è una cosa chiarissima. Come coblenza nella Germania, confluenza in latino vuol dire lì è la Mosella col Reno e c'è coblenza, è la confluenza, così sinesis, poi le finali in consonante gli antichi, il popolo non le pronunciava mai, quindi sinesis diventava sinis, anche perché le sdrucciole il popolo non le pronunciava mai, le sdrucciole il popolo, o quando c'erano, o li annullava oppure spostava la gente, per esempio Viri disse diventava verde, cioè le annullava, e quindi lì sinesis diventava sinise, è una cosa. Osservi, lei di Senise. Come? E di Senise. No, ma io l'ho detto anche al liceo una volta, fece una conferenza, lo dissi questo fatto, cioè una cosa così semplice. Del resto tutti, anche Isabella Morra lo faceva derivare da Sinni. Isabella Morra, specialmente, la terra che da te deriva il nome, diceva. Quindi, ripeto, e sì, per me tutti i vocaboli di questa zona, per esempio Serrapotamo stesso è Xeros Potamos, che vuol dire fiumi asciutti. Quindi, ripeto, sono un'infinità di greco-bizantino. Ora, la Calabria e la Basilicata in questo periodo arrivarono, paragonato sempre ai tempi, al massimo della civiltà. Cioè se noi consideriamo che un secolo prima di questo periodo, più o meno, Carbone è stata fondata con ogni probabilità, dicono nel secolo X, verso il 980, ma potrebbe secondo me anche essere prima, perché molti monaci arrivarono qui anche nel secolo VIII, non solo, ma già nel secolo VII c'erano già molti greci venuti con Narsete e Belisario in questa zona, e allora si formavano questi villaggi, questi coria, che non erano, ripeto, veri paesi, che prendevano il nome o da cose particolari oppure da nome o da soprannome. Ora Carbone da dove ha preso il nome?
Io sono convinto che Carbone abbia preso proprio da Carbone. E chi era Carbone? Carbone era Luca Carbone. Io sono convinto, vedete, perché se voi leggete i testi che parlano di queste cose, in genere i primi che hanno studiato questi argomenti, anche molto importanti, hanno detto sempre che c'era un Luca che veniva da Demenna, sarebbe da Etna in Sicilia, che poi ha passato tutta la Sicilia, metà anche da Etna, metà Sicilia, tutta la Calabria, si è fermata a Noia, Noia sarebbe Noepoli, Noepoli, poi è venuto in Basilicata, è arrivato fino all'Alta Valdagna, lo ha formato, ha fondato il monastero di San Giuliano, ma soprattutto si è fermata ad Armento. E quelli, questo Luca di Demenna sarebbe diventato Luca di Armento, poi Luca di Armento sarebbe venuto a Carbone ed è diventato Luca di Carbone. Io invece, altri dicono che Luca di Demenna è uno, Luca di Armento è un altro e quello di Armento ha fondato Carbone. Io invece sono convinto, per dirvi com'è lo studio, nei ricordi bizantini anch'io dicevo due Luca, dicevo Luca di Demenna e Luca di Armento, quello di Armento ha fondato Carbone. Però se leggete qui nella storia all'inizio, ecco, io all'inizio dico che sono tre i Luca, c'è un Luca di Demenna, c'è un Luca di Armento che probabilmente era discepolo di Luca di Demenna, e poi c'è un Luca di Carbone che era di Carbone e lo chiamavano non Luca di Carbone ma Luca Carbone, che doveva essere con ogni probabilità un soprannome, perché a quei tempi non c'erano nomi e soprannomi, erano soprannomi. E allora questo Luca Carbone avrebbe fondato il primo, tanto dire quando Luca da Armento arrivò qui, trovò già il monastero, questo è esplicitamente detto. Quindi io sono convinto, ripeto, che il Luca Carbone o Luca di Carbone sia proprio il Luca fondatore, e il nome del paese è venuto da questo Luca che era soprannominato Carbone. Questo, ripeto, è il mio pensiero. Quindi che cos'era all'origine quello che adesso è il paese? Vedete che il paese è stato piccolo per molto tempo, poi è cresciuto tanto che verso il 600-700 era più grande di Senise e più grande di Sant'Arcangelo, arrivò a 2000 abitanti. Sant'Arcangelo era sui 600-700 ancora. Senise arrivò al massimo a 2500 sotto il grande protettore di Senise, che è stato il duca di San Severino, che era di Bisignano, però lui era duca di Bisignano, principe anzi di Bisignano, ma preferiva stare a Senise, era proprio fissato con Senise. E allora Senise ed anche le fiere, il clima era buono, perché Senise, io ho detto sempre, è il paese più fortunato come posizione, è l'unico paese dove ci nasce e ci tramonta il sole, l'avete notato? Senise è esposto tutto al sole dalla mattina alla sera, e gli piaceva forse per questo. Allora Senise arrivò a 2500 abitanti, poi cominciò a scendere. Carbone invece arrivò, ripeto, a 2000 abitanti verso il 600. Ora vi dicevo, l'origine di Carbone per me è questa, perché del resto per sette secoli la storia di Carbone è la storia del monastero, per sette secoli. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. L'altra cosa che è stata accennata sia dal sindaco di Sant'Arcangelo e sia anche da Don Antonio è il fatto del legame fra Carbone e Orsoleo. Ecco, il legame è chiarissimo perché ne parla il Gonzaga esplicitamente. Secondo la leggenda, la Madonna, la statua, sarebbe miracolosamente passata da Carbone a Sant'Arcangelo. Il Gonzaga dice perché non voleva stare nel paese dove erano i fraticelli. Tra parentesi, i fraticelli non li stanno valorizzando molto, da quando hanno fatto il film Il nome della rosa. Ma poi del resto vedete che dei fraticelli ce n'erano alcuni di elevatura veramente eccezionale, oltre che di grandissima santità di vita. Pensate che il più grande di tutti i fraticelli è vissuto gli ultimi anni ed è morto a Villa d'Agri. Villa d'Agri, che allora lui viveva, era
viveva nella zona più interna, allora non c'era niente, e visse lì Angelo Clarino. Angelo Clarino era un uomo che a quei tempi, vedete, a quei tempi non solo conoscevi il latino e il greco, lui era marchigiano di origine, ma era stato in Grecia, era stato ad Avignone durante la cattività avignonese, aveva conosciuto anche Petrarca, era un uomo di altissima cultura, aveva tradotto vari libri dal greco. Lui venne a nascondersi in un bosco proprio totalmente solitario ed è morto a Villa d'Aquila, è morto, Angelo Clarino. Del resto forse anche Don Antonio ha questa idea, forse anche il beato Giovanni da Caramola, dice qualcuno che in origine fosse fraticello e poi si è fatto cistercese. E quindi dice il Gonzaga che la statua della Madonna passò da Carbone a Orsoleo, dove poi la guardavano due eremiti, Orso e Leo, questi ancora prima della leggenda dell'Orso e del Leone. Però vedete, c'è un testo, anche se è molto molto discusso, noi ne abbiamo parlato con Don Antonio già nel 2007 di questo, ed è un testo in cui si parla, conclude, se no poi non le finiamo più, in cui si parla del quinto successore del fondatore di San Luca, che anche lui si chiamava Luca di Carbone, il quale in un momento di bisogno chiese aiuto, dice il documento, chiese aiuto agli abitanti di Castronuovo, i quali gli diedero due territori, due mezzi di terreno e delle chiese che lui restaurò. Fra l'altro c'era tre chiese, una cosa interessante, attenta ai nomi che è interessante, qui vedete è una cosa suggestiva al massimo per me, perciò la metto in relazione. Prima di tutto dovete notare che come etimologia, a livello di etimologia, Castronuovo è lo stesso che Rocca Nuova, cioè Castronuovo significa proprio Rocca Nuova. Castro vuol dire castello, Rocca vuol dire castello, quindi come etimologia o dite Castronuovo o dite Roccanuovo è la stessa cosa, non è che i paesi sono la stessa cosa, dica etimologicamente. Ora, se voi mettete questa etimologia comune, che vuol dire Roccanuova o Castronuovo, questo Luca ebbe due terre, poi ebbe una chiesa dedicata alla Panagia Theotokos, che vuol dire la tutta santa madre di Dio, ed è la Madonna. Poi ebbe, questo è ancora più interessante per il sindaco di Sant'Arcangelo, ebbe una chiesa dedicata a San Pancrazio. Ora vedete che io sono convinto ormai al 100% che San Pancrazio non deriva da San Barbato, ma deriva da Pancratius. In latino, noi diciamo brancato, ma in latino è Pancratius. Ora, questa chiesa era sicurissimamente a San Brancato, c'era una chiesa, e queste ce l'ho io i documenti, ce l'ho fotocopiati, padre Leone Cerasoli dell'Abbadia di Capo ha pubblicato tutti i documenti riferiti a Celsosimo. Io ho parlato anche a Celsosimo di queste cose. Mi diedero anche la medaglia ufficiale del comune di Celsosimo. In questo documento si parla di una chiesa di San Brancato, cioè di Sant'Arcangelo, dedicata a San Pancrazio, che fu data, questa chiesa, fu data all'abate di Celsosimo, che poi quando con i Normanni si latinizzò la regione, questi monasteri vengono tutti sotto i monasteri di Cava dei Tirreni. Perché i documenti di Sant'Arcangelo, i primi documenti sono a Cava? Proprio perché da Celsosimo sono passati a Cava. E quindi praticamente è una cosa molto suggestiva pensare che questo quinto abate di Carbone sia passato proprio a Orsoleo e a San Brancato, senza lasciare naturalmente Carbone. Questo per quanto riguarda le relazioni. Poi concludo subito perché avrei da dirvi tante cose, ma ripeto, per quanto riguarda la civiltà bizantina, ecco, vi ricordo che
Il 3 di marzo del 1458, ecco, quando ci fu la famosa visita di Atanasio Calcheopoulos, io da molti anni ho proprio il testo proprio originale pubblicato dalla Biblioteca Vaticana, e dal GIU, è in francese, ma il testo è nella lingua originale, o latino o italiano volgare, è di un interesse enorme. Questo Atanasio Calcheopoulos fu mandato per interesse del cardinale Bessarione a visitare i monasteri greci dell'Italia meridionale, e allora il 3 marzo del 1458 arrivò a Carbone, e lui dice che allora c'erano ancora qui a Carbone 201 manoscritti greci, cioè libri, veri libri greci. E poi dice ancora, con la lingua del tempo, c'erano 20 scartoffie, cioè 20 raccolte di foglie. Ora, di questi 200 e più manoscritti ne restano 29, ma non a Carbone, sono o alla Abbadia di Grottaferrata o al Vaticano, oppure sparsi in altre zone. Pensate, concludo con questo, per dirvi quanto abbiamo perduto. Pensate che di 800 manoscritti greci conosciuti nelle varie biblioteche di America e di Europa, questi 800 manoscritti sono tutti derivati dai monasteri greci dell'Italia meridionale, quindi erano ricchissime. Alcuni sono di una preziosità unica, come, meno male che quello si è salvato, come il famoso evangelario di Rossano. Io ho avuto la fortuna di vederlo due volte, perché non lo fanno vedere a nessuno, fanno vedere le copie adesso. Ho avuto la fortuna di vederlo due volte, l'evangelario di Rossano, che diceva padre Russo, il più grande storico come raccoglitore di notizie carabinieri, io l'ho conosciuto, ho parlato proprio personalmente, diceva: basta questo libro per fare la gloria di un paese, diceva. È una pergamena miniata con il testo del Vangelo di Luca, è una cosa stupenda. Si è salvato, dice la leggenda, perché un prete nell'Ottocento lo aveva fra i libri vecchi, e era uno dei soliti tedeschi, il quale imprudentemente gli mise un prezzo altissimo per averlo, e lui, che doveva essere ignorante ma non stupido, quando sentì un prezzo così alto non glielo volle dare, perché capì che era una cosa importante. Prima non l'aveva capito, quando gli misero un prezzo così alto, disse: no, non devo dare. E si è salvato per questo. Vedete, sono delle cose molto belle. Ora io concludo, ripeto, volevo dirvi tante altre cose, ma concludo con questo, incoraggiando soprattutto i giovani a studiare queste cose. Carbone ha avuto questa fortuna che ha i documenti. Perché ce l'ha i documenti? Ecco, io dico, citando un'espressione di Hegel, l'astuzia della ragione, con la lettera maiuscola, la ragione, perché dal male può venire anche il bene. Perché furono rubati i documenti di Carbone durante il periodo della commenta? La commenda ha fatto moltissimo male, ma involontariamente anche un po' di bene. Per esempio, una cosa che forse non sapete, quando Giustino Fortunato fece quel capolavoro, per me Giustino Fortunato, se avesse fatto solo lo storico, diventava una cosa straordinaria, era uno scrittore straordinario. La Valle di Vitalba, quei tre volumi, quando studiò i documenti per la storia della Valle di Vitalba, andò alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, perché il cardinale Federico Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi, quello dell'Innominato, è stato commendatario di Monticchio, e anche lui portò a Milano i documenti di Monticchio. Qui invece fu Giovan Battista Fanfili che portò, era il 1630, portò a casa sua, e ancora sono a Palazzo Doria Pamfili a Roma, e lì la Robinson le andò a studiare, portò questi documenti che si sono salvati proprio per questo. Lui poi divenne Papa, il Papa Innocenzo X, non è stato un grande Papa, è famoso anche perché era, si dice, dominata dalla cognata donna Olimpia,
Don Olimpia Maitachini si chiamava. È rimasto famoso soprattutto perché ha avuto la fortuna di essere immortalato da tre grandissimi artisti, anzi possiamo dire quattro, non vi dico perché, perché lo ha immortalato il Velázquez nel Palazzo Doria Pandila, via del Corso, c'è ancora il ritratto di Velázquez. Questo ritratto del Velázquez è diventato famosissimo per le, tra virgolette, caricature di Bacon, Francis Bacon, quelle caricature mostruose. A lui ha preso proprio il ritratto di Velázquez per fare quella caricatura di Innocenzo X, ed è proprio l'Innocenzo X che è stato a Carbone, il Papa Innocenzo X, Giambattista Bambino. È stato poi niente meno che ha avuto un busto da Bernini, figuratevi. E ha avuto una statua enorme che sta nel Palazzo dei Conservatori come dell'Allegardi. Quindi ha avuto tre grandissimi artisti e un quarto nel Novecento che hanno immortalato questo. Però a noi, ripeto, involontariamente ha fatto del bene perché ci ha conservato questi manoscritti. Ecco, io concludo e ho portato qui i libri che ho potuto portare perché di due non ce l'ho proprio, quindi quello di Orazio Spara non ce l'ho più, ce l'ho solo la copia, e quello dei ricordi di Pizzannini nemmeno ce l'ho, però mi hanno fatto vedere, io scrivo ancora a penne, che sono su internet, mi hanno detto che c'è anche questo su internet e quindi li potete trovare, però quelli che ho potuto sono sì, mi pare, li ho portati per la biblioteca comunale. E qui ci ho messo anche la dedica, la può leggere il sindaco, la dedica per ricordo di questa bella sera. Io veramente vi ringrazio della gioia e dell'onore che mi avete fatto, grazie. Grazie Don Luigi, come sempre ormai anche perché più volte pure venuto a trovarci e quindi sempre questi viaggi nella storia che poi non è fantasia, sono documenti, però veramente anche questa grande capacità appunto di portare chi ascolta anche all'interno di questa storia e farcela rivivere. Noi dobbiamo realmente riappropriarcene perché sono le nostre origini e della nostra storia. Io volevo appunto leggere quella che è la dedica, che è rivolta a noi, ai cittadini di Carbone, e quindi io ho avuto modo di leggerla, veramente toccante. A tutti i cittadini di Carbone che hanno voluto darmi l'onore e la gioia di considerarmi come della loro comunità, con l'augurio e con la speranza che con la loro intelligenza operosa e fattiva sappiano dare nuovo splendore di prosperità e di bellezza a questa terra di tante antiche nobili tradizioni. Carbone, 20 agosto 2014, con animo grato, Luigi Brando. Sindaco, sì. Eccoci qua. Allora diamo lettura della delibera di Consiglio Comunale e poi consegneremo anche una pergamena. Allora, oggetto: conferimento della cittadinanza onoraria a Don Luigi Branco. L'anno 2014, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 20:15, presso questa sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica. Assume la presidenza del signor dottor Mario Fiorazzo in qualità di sindaco, assistito al segretario dottoressa Panzardi Filomena. Questo
Consiglio Comunale, richiamato il regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 35 2010, esecutivo ai sensi di legge, premesso che la cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa da un comune per onorare una persona non residente che per motivi diversi è ritenuta legata alla città per il suo impegno o per le sue opere. Atteso che con nota protocollo numero 2378 del 18/7/2014 il sindaco ha invitato il Consiglio Comunale a conferire la cittadinanza onoraria al professor Don Luigi Brango allegando debito curriculum. Visto il curriculum formativo del professor Don Luigi Brango legato alla presente, preso altresì atto della domanda del parroco Donaldo Viviano presentata a codesto ente in data 20 febbraio 99 e 7/4/99 tendente ad ottenere dal Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria da conferire allo studioso di storia locale professor Don Luigi Brango, autore di numerose pubblicazioni di rigore scientifico, considerato il grande merito di aver consentito con la recente sua traduzione dal latino dell'opera del cardinale Paolo Emilio Santoro sulla storia del monastero di Carbone, edita a Roma nel 1601, a un gran numero di lettori e studiosi con l'originalità dell'opera arricchita da un'abbondanza di note, di entrare e inserirsi pienamente nel tempo e nei luoghi visitati dal Santoro. Per quanto sopra, delibera di conferire cittadinanza onoraria per le ragioni di seguito esposte e richiamate in premessa al professor Don Luigi Brango con la seguente motivazione. In ottemperanza a un riconoscimento di gratitudine per l'inserimento della nostra storia locale nell'ambito di una cultura che travalica gli stretti confini municipali. Risposta scientifica agli studiosi, i quali si avvicendano qui da noi allo scopo di completare il corredo delle proprie conoscenze. Merito di un'appropriata e puntuale ricerca storica, atta ad illustrare il glorioso passato di cui questo comune è depositario e fedele custode. Di dare mandato al sindaco pro tempore per la premiazione del cittadino onorario nelle forme ufficiali con la consegna di un attestato di riconoscimento contenente la sua motivazione. Tanti auguri. Allora Luigi, ecco qua, consegniamo quella che per la pergamena. Comune di Carbone, provincia di Potenza, il Consiglio Comunale del Comune di Carbone conferisce la cittadinanza onoraria al professor Don Luigi Brango in ottemperanza ad un riconoscimento di gratitudine per l'inserimento della nostra storia locale nell'ambito di una cultura che travalica gli stretti confini municipali, risposta scientifica agli studiosi i quali si avvicendano qui da noi allo scopo di completare il corredo delle proprie conoscenze, merito di un'appropriata e puntuale ricerca storica atta ad illustrare il glorioso passato di cui questo comune è depositario e fedele custode. Carbone, 20 agosto 2014. Ancora il sottosegretario, il sindaco e tutti voi. Don Luigi, ufficialmente cittadino di Carbone, quindi c'è l'ottimo anche perché la capacità di Don Luigi è quella di poter parlare per ore, ma l'interesse resta sempre e l'attenzione è sempre altissima. Sì, un attimo solo. No, beh, l'ho detto prima, ma il vescovo manda gli auguri e quindi partecipe anche se non poteva venire. Grazie. Ora ci spostiamo di là per un piccolo momento conviviale.